Presso la villa comunale di Chieti si è celebrata la notte azzurra dello sport a cura del CSI di Chieti stesso. Un momento di condivisione, di premiazione degli atleti che hanno raggiunto i podi importanti e un momento di spettacolo e condivisione con l'intera città. Mimmo Puracchio, presidente del CSI di Chieti, deus ex machina di questa manifestazione. Macchina, Deus, lasciamolo da parte. È una bella manifestazione, sta uscendo molto bene. Abbiamo avuto due fattori contrari. Il primo è il caldo eccessivo, per cui alcune manifestazioni le abbiamo rinviate nella seconda parte. L'altra è purtroppo il periodo di fermo di alcune società sportive, per cui anche questo sarà oggetto di riprogrammazione nella seconda parte delle sportive. Anche il professor Nicola Piro del Tetis Chieti partecipa a questa serata di festa di premiazione del CSI. Siamo qui rappresentati da ragazzi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Infatti è notizia di pochi giorni fa che una nostra atleta è arrivata seconda, quindi medaglia d'argento agli europei under 18 sulla marcia. Siamo una società affiliata al CSI dal 2012 e anche alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Martina Sciannamea, seconda classificata agli europei. Martina, l'emozione provata? È stata un'emozione unica. È stato, cioè, veramente non avevo parole. Quando sono arrivata è stata una cosa indescrivibile, perché comunque un conto è vincere un campionato italiano, un conto è arrivare seconda agli europei. È stato bellissimo.